Salve a tutti. È da un po' che non ci si sente, ma vi avevo promesso una grossa novità. Ci ho lavorato quasi un mese, ma ora è completo. Vi presento il mio nuovo server di Minecraft. Alom.msi. Come avrete capito dalla storiella strappalacrime che ho improvvisato, questo è un server dedicato al griffing puro. Senza protezione alcuna o altri orpelli vari. Qui potete fare il cazzo che volete, non ci sono né regole né moderatori. Solo alcuni sistemi automatici per fermare cheater e camper. In un mondo a parte che mostrerò dopo ci sono lo spawn e le basi dei giocatori, anch'esse griffabili, ma solo con il cannone a TNT o con alcune armi esplosive tipiche di questo server, create apposta per rendere il gameplay competitivo. Ed ecco qui qualche arma da fuoco in azione. Crepate zombie schifosi. Qualche furgone, mentre gli mostravo i primi screenshot di questo lavoro, mi ha chiesto: ma le hai fatte tu a mano ad una queste costruzioni? Io mi sono buttato giù dalla sedia. No mio caro, non le ho fatte a mano. Questa città è generata automaticamente da un plugin di Bootkit chiamato CityWorld. Questo vuol dire che posso generare anche tante volte una città diversa, con edifici in posti diversi, con un semplice comando. Quindi griffing non stop qui. Inoltre, grazie a queste armi da fuoco, qui vedete un fucile di precisione, che potrete craftarvi anche subito dopo il login. Ho trasformato questo server in un ottimo FPS. Che ne dite di venire a provarlo? Accidenti a te omicidio. Ti stavi per beccare un headshot. Cosa dici? C'è un IP da griffare? Arrivo subito. Ed eccoci qua. Sono in compagnia, oltre che di omicidio di massa, anche di molti altri griffer del forum, fra cui gli altri membri del clan Galaizas, Buttafuori e Blagozat. L'elenco completo dei canali dei partecipanti lo trovate in descrizione assieme all'IP del mio server, che, avevo dimenticato di dirlo, è aperto anche alle persone senza account premium e con Minecraft craccato. Se ho dimenticato qualcuno nell'elenco me lo faccia sapere. L'accoglienza come vedete è stata molto calorosa. Il server che abbiamo griffato questa volta era un vanilla senza alcuna protezione a parte il fuoco e credo la lava disabilitati ed è stato trovato da un membro del forum proprio mentre io stavo girando sul mio server le riprese per fare il video di promozione. Ringrazio Omicidio ancora una volta per avermi fatto il favore di avvisarmi. In sostanza quindi, la scenetta in cui il povero Omica Momenti non si beccava una pallottola in mezzo agli occhi non è stata pilotata. È veramente venuto lui a cercarmi e mi ha beccato nel modo che avete visto. Motivo per cui ho deciso di unire questa griffata, abbastanza improvvisata, al video di presentazione del server. Essendo una griffata abbastanza improvvisata, ed essendo stanchissimo il giorno che l'avevamo fatta, non mi ci sono impegnato molto purtroppo. Ho infatti usato come unico strumento di griff il piccone che il server dava col comando kit. Comunque eccovi com'è andata. Anche le riprese, per gli stessi motivi, fanno abbastanza cagare. Ho infatti installato la mod Shader su Minecraft 1.5.1 in meno di mezz'ora e non ho fatto molta attenzione ai dettagli tecnici, come la porzione di schermo da riprendere con l'apposito programma. Oh che bello! Un palazzo interamente fatto in mattoni del Nether. Ci starebbe bene un bel flood di mattoni per variare. Prima però spacchiamo lì la glowstone e facciamo calare l'oscurità. Così si riempie di... Che cazzo è successo? Ciao Buttafuori. Ma che ci sto a fare qua? No, torniamo in superficie. Purtroppo Skype non mi funzionava durante questa griffata. Mi sono arrangiato con la chat per quel che potevo ma è stato parecchio difficile tenere i contatti con gli altri. Quindi se mi vedete nel video vagare in solitaria, sapete il motivo. Sarà stato teletrasportato vicino al resto del gruppo almeno 10 volte. Poi, non griffando mai in gruppo, per me è facilissimo perdere l'orientamento. Ma ecco che Green Reaper ci avverte che un admin ci sta osservando. Riusciremo a sfangarla? Meno male che Omicidio c'è. Con la sua dialettica di sicuro ne usciremo vivi. Mi sa che non ha capito Omic, puoi ripeterglielo in tre parole?
avevi proprio tre contatte. Dammi il culo. Non sapevo avessi cambiato sponda, meno male che prima mi sei spuntato da davanti. Noomic non è una femmina. Anche se effettivamente ti do ragione, il nome è ambiguo. Oh mio, sono morto giù dalla sedia. Omix, c'è una cosa che si impara dalla vita quasi subito è che, coi tempi che corrono, il sesso di una persona lo si può capire solo se la si guarda dalla vita in giù. Fai tesoro di questa lezione ed eviterai brutti incontri. Ah, va bene anche il salsicciotto? Ok, buon gustaio, sono tutti tuoi. Questo sketch per ribadire ancora una volta che la probabilità di essere bannati da un server è inversamente proporzionale agli insulti detti contro gli admin. Ora ho allagato questa stanza rompendo la fontana al suo centro e sto cercando, lag permettendo, di rompere i cappelli che tengono sulla lava sul tetto così da piantare un gran casino con la pietrificazione automatica che ho descritto in uno dei miei tutorial. Cazzo, i cappelli sono protetti. Ma si può... Proteggi i cappelli ma non proteggi l'acqua che c'è sotto? No, comunque l'acqua con queste shader, se la luce ci incide male, non si vede benissimo nei video, dovrò fare in modo di renderla un po' più opaca se si può. Ovviamente anche le casse degli shop sono protette, poco male. Questi mattoni ci saranno utilissimi. Inizia la raccolta. Peccato non aver avuto il tempo di trovare del ferro per farmi l'otter. Qui si faceva un bottino niente male. Avevo anche pensato di chiederlo, ma non volevo fare il morto di fame e così ho griffato con quello che avevo. Credo sia giunta la mia ora, griffata finita con il solito ban. Prima di lasciarvi, vi mostro solo lo spawn del mio server. Oltre al tempio bianco, che è il punto di spawn con le istruzioni per giocare, ci sono altri due edifici importanti. Adesso andiamo a vedere l'armeria. In questo edificio ci sono le ricette di crafting per tutte le armi. Inutile dire che se volete vincere nel PvP o griffare facilmente le basi degli altri giocatori in questo mondo Plotmi, dovete visitarlo. All'interno c'è la ricetta di un'arma esplosiva devastante che può semplificare molto il vostro compito. Ho deciso di usare Plotmi al posto di Fetchon per le basi, sia perché è più semplice da moderare, sia perché così è impossibile per i player più, tra virgolette, veterani del server, ammazzare i neofiti in PvP con le armi potenziate e impedire loro di giocare ad armi pari. Come già detto però, gli esplosivi possono essere comunque utilizzati qui per griffare quasi qualsiasi cosa. Cosa aspettate a farvi sotto? Sono comunque molto aperto su questo punto, se preferite Fetchon si può sempre cambiare. La palazzina in lapislazzuli invece è un tutorial che contiene le ricette per distillare tutte le pozioni. È stato reso molto semplice da seguire e mostra solo le ricette che portano a pozioni funzionanti. Anche questo può essere un posto da visitare, specie se non usate spesso le pozioni. Ricordatevi che alcune di queste, come quella dell'invisibilità, danno un vantaggio tattico enorme. Inoltre, al respawn e al primo login avrete ogni volta tutti gli ingredienti, e ripeto tutti, per farvi armi e pozioni a volontà. Qui non esiste lo scavare per intere ore per cercare materiali. Vi viene fornito tutto a ogni respawn così da potervi concentrare solo sul griffing e sul PvP. In ogni caso, in questo server, l'Xray è attiva. Vi ringrazio fin da subito se passate da queste parti a vedere com'è il gioco qui, e se esprimete un parere o dei consigli sul mio canale così come sul forum. Buon divertimento a tutti ed arrivederci al prossimo video. Oppure online.